Sono qui, lo vedete al mio fianco, con il neosindaco Paolo Falco. Ormai manca poco alla fine totale dello scrutinio, però il risultato è già confermato. Il neosindaco Paolo Falco della lista Capri Futura, proprio qui a fianco a me. Allora, sindaco, innanzitutto auguri e in bocca al lupo. Grazie, viva il lupo, veramente emozionato, e la mia prima intervista, diciamo, anche se non ancora ufficialmente proclamato, ma è la prima intervista con Teleischia, con cui, insomma, l'isola di Ischia per me ha un fortissimo legame. Io ho lavorato oltre 6 anni a Ischia da chirurgo e riservo un ricordo bellissimo dell'isola e degli abitanti, e penso anche loro di me. Ci torniamo subito sul suo legame per quanto riguarda l'isola di Ischia. Giusto per darvi qualche dato, nel 2019 ha votato il 62,4%, invece per queste elezioni il 58,8%. Le liste in campo, Capri Futura, a sostegno del sindaco Paolo Falco, e Capri e Capresi a sostegno dell'altro candidato Ciro Lembo. Allora, sindaco, pochi secondi fa, prima della diretta, ha già ricevuto anche gli auguri via WhatsApp dal direttore dell'AS Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva, perché Capri, territorio afferente, e anche dal governatore De Luca. Sì, è un onore avere gli auguri dal governatore De Luca e dal mio direttore dell'AS Napoli 1, Ciro Verdoliva, perché c'è già una grossa collaborazione, un'enorme stima reciproca. Io sono un chirurgo dell'AS Napoli 1 e quindi ci conosciamo bene da anni, sono stato già consigliere delegato alla sanità in questo comune, quindi c'è una vecchia amicizia e collaborazione. Quindi onorato di questi auguri, ne faremo tesoro e speriamo in un'ottima collaborazione sia con la regione Campania, ovviamente, che è nostra, diciamo, la nostra tutela, soprattutto per la sanità, per i trasporti, per la mobilità, dove noi abbiamo veramente grandi difficoltà. E grazie ancora a entrambi, al presidente e al direttore, per questi auguri. Sindaco, da domani lei inizierà un dialogo anche più ampio con la città metropolitana, non solo con la regione e il comune di Napoli. Assolutamente, perché noi siamo città di Capri, fa parte della città metropolitana, quindi ci sarà un'ampia collaborazione anche con il sindaco Manfredi, che è il nostro sindaco della città metropolitana. Quindi io contatterò appena possibile anche il sindaco Manfredi per avere un suo supporto sulle cocenti problematiche di città. Sindaco, ovviamente lei darà massima attenzione ai temi legati alla sanità. Quali altre priorità nel suo mandato? Le priorità sono tante. Noi saremo a fianco, ovviamente, primis a fianco degli ultimi, quindi cominceremo dalla base a fare un lavoro già svolto in buona parte dalle amministrazioni precedenti per aiutare il sociale, e poi per tutte le problematiche cocenti che attanagliano le nostre comunità, per il turismo, per l'overtourismo, per i trasporti, per le zone disagiate. C'è un lavoro già fatto su cui dobbiamo ritornare in maniera molto decisa. Io ho una bella squadra, ho un'ottima squadra, sono tutte persone altamente qualificate e altamente motivate, e su questo conto per poter avere una svolta epocale per l'isola di Capri, diciamo per la città di Capri soprattutto, in collaborazione chiaramente anche con le altre istituzioni. Mi deve consentire anche la domanda, un tema un po' divisivo sull'isola di Capri: l'area marina protetta. L'area marina protetta è una cosa, come dire, necessaria, utile, ma che va gestita nel giusto modo. Quindi ci dovremo interfacciare anche con il Ministero al più presto e con tutte le parti in causa, perché chiaramente bisogna tutelare sia il mare, ma anche le famiglie e le persone che col mare vivono. Parlo dei pescatori, parlo dei marittimi, parlo di tutti quelli che sono noleggiatori e che hanno investito la loro intera vita in questo. Amedeo, il sindaco nella sua apertura ricordava il legame con l'isola di Ischia, e lui sta concedendo la sua prima intervista appena praticamente ha saputo il risultato, non c'è ancora l'investitura ufficiale, lo ringraziamo per questo, ma noi l'abbiamo già intervistato, meglio, io l'ho già intervistato a Napoli nel dicembre 2022 proprio per il suo legame con l'Ischia. Subito dopo la tragedia di Casamiccia nel novembre 22 si è dato da fare per raccogliere beni di prima necessità da dare proprio alle popolazioni in difficoltà.
assolutamente il legame forte con Ischia, non solo mio personale ma di tutta la comunità, si è dimostrato anche in questo. Noi facciamo una bellissima raccolta fondi con le associazioni dell'isola e li inviamo poi al vescovo qui, che poi ha distribuito, diciamo, beni di prima necessità. In questo io ricordo che noi abbiamo già collaborato molto con i comuni, tra comuni isolani, anche per un diciamo per le problematiche della sanità, perché io penso che l'Unione faccia la forza e quindi dobbiamo riprendere questo discorso dove l'abbiamo lasciato. Io l'ho lasciato nel 2019 con un tavolo tecnico, un tavolo, diciamo, un osservatorio per le isole, di cui si fece promotore il comune della città di Capri, e poi ci seguirono tutti i comuni e fu firmata alla Regione Campania. Quindi è un primo passo questo qui per tornare a questa collaborazione fra isolani, perché voglio dire ci comprendiamo fra di noi, Croci da Ischia, dobbiamo stare a fianco uno con l'altro e aiutarci a risolvere le problematiche che sono similari e le comprendiamo bene.